Itz, come ti sei trovato col Valenti? Casa, allora, vediamo il tuo Fantican. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare una cosa veramente particolare. Siamo in compagnia dei ragazzi di X Offroad e Due Ruote per fare dei test particolari su delle moto tutte diverse e vi porterò all'interno di questa giornata magnifica. Già da adesso, per come sta iniziando, è una figata. E vi porto in compagnia di alcuni miei amici, tra cui Itz. Ciao ragazzi! E a momenti dovrebbero arrivare Matteo Nerva e Alessandro Caserio, quindi saremo tutti in compagnia e verrà fuori una bomba. Andiamo al video! Woo! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Nicolas Civati, alias NCH Sumo. Oggi, come vi dicevo, andremo a provare delle moto particolari, ma l'importante sarà riprendere questa giornata per raccontarvi la mia esperienza con i ragazzi di X Offroad e Due Ruote, e poi parleremo anche di queste moto che andremo a provare. Rimanete aggiornati perché appunto sarà una cosa innovativa, particolare su questo canale, ma in generale su tutto YouTube. Andremo come al solito a grattare qualche targa, quindi preparati, che tra poco sarai rovinato. Metteremo la loro attrezzatura e andremo poi a fare uno shooting con loro. Adesso aspettiamo tutti, aspettiamo anche tutte le moto, infatti eccole qua, altre in arrivo. Andremo a vedere diversi 125 quattro tempi in tutti i loro aspetti. Iniziamo un po' a parlare di queste moto. Allora, una ci ha abbandonato, cioè il Rieju, l'abbiamo un po' spinto oltre il limite, soprattutto nel rodaggio. Però per il resto, per quello che abbiamo provato, ci stiamo veramente divertendo con questi 125 quattro tempi in mezzo alla città, perché sono abbastanza agili, diciamo, non vanno molto, ci si diverte con quei pochi cavalli che hanno. Appunto perché non vanno nulla, sempre a stecca. Però sempre meglio che un cinquantino, e soprattutto in città abbiamo notato che siamo in giro a fare tantissimi chilometri e il pieno che abbiamo fatto stamattina è ancora pieno, quindi per adesso ci stiamo trovando abbastanza bene. Volevo farvi vedere un attimo la moto che sto usando io oggi, cioè questo Vent particolare con lo scarico basso, mai visto. Sospensione abbastanza morbide per quello che ho provato, magari sono da tarare perché in strada sono un po' troppo morbidi per il mio feelings, per il mio peso, ed è molto divertente come vi dicevo prima. L'unica cosa è che non va tanto quanto un 125 due tempi, ma appunto ad avere una moto nuova ad un prezzo diciamo della metà di un 125 non è affatto male. C'è Matteo che sta andando in giro col Valenti 125, Case col Fantic 125 e poi un po' di shooting vari che fanno me. Siamo in un posto privato, quindi queste due penne ce le possiamo permettere. Continuiamo con Itz e il suo Beta 125 e i nostri amici di Due Ruote e X Offroad che stanno usando l'SVM 125. Abbiamo notato che per adesso la moto più veloce dovrebbe essere il Valenti, però c'è anche il Beta che va ad una velocità abbastanza simile. Quanto è pilota leggero? Ma ragazzi, facciamo un passaggino già. Vediamo. Poi facciamo il passaggio sotto al ponte in gruppo. Lo fanno loro sulle camera car, si mettono sulla macchina dietro, prima foto, poi video. Poi andiamo a Rozzano e andiamo nella zona. Andiamo zona industriale. Comunque il mio Vent a livello estetico mi piace veramente tanto. Però appunto abbiamo detto che in quanto a velocità sembra un pelo più ridotta rispetto a queste. Magari lo scarico tutto bloccato rispetto agli altri o qualche cosa, però a motore. A motore sono abbastanza simili tutte? Sì, praticamente sì, a parte il Valenti. Suzuki è un motore di derivazione. Poi ho solo anche la Big One e Suzuki, sì. Completo. E se la sente. Facciamo un po' di intervista adesso.
Come ti sei trovato col Valente? È che una bella bestia. Bene, ci sta. È agile e frena anche abbastanza. Comodo, anche in città. Sai cosa? Molto bello. Esteticamente già è bellissimo, poi terminare in carbonio, pezzettino, fondello. Caratteristica, è bella. Carbonio, carbon look. Carbon look. Questi paramani mi piacciono molto. Paramani, fighi. Qua non c'è niente. Non li avevo mai visti. Anche tutti già i particolari di serie in Ergal, così, un po' di roba. È sempre bella, perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna. È carina questa. Andiamo da casa a vedere cosa dice della sua, invece. Casa, allora, vediamo il tuo Fantican. Il traffico è molto maneggevole. Il traffico è molto maneggevole. Sì. E frena abbastanza bene, davanti che dietro. Davanti ho un bel disco, è bello grande. Vabbè, non consuma nulla, quindi per la città va bene. Neri al limite. Ragazzi, io andrei ancora avanti, però io mi fermerei. Oh. Sei arrivato un po' al limite. Secondo te pregi e difetti? Dammi due pregi e due difetti. Allora, pregio, vabbè, non beve niente. Non beve niente, come tutti i nostri altri 125 4 tempi, no. Assurdo. Pregi della fatta, vabbè, dai, sicuramente. C'ha dei bellissimi pezzi rossi. Provo la rotondazione del motore, secondo me è uno dei migliori. Cioè, è molto tranquillo, è rotondo e tascato. A me piace questo, non mi dispiace la seguente. Infatti vorrei provarlo giusto un attimo adesso qua per capire rispetto al mio. Difetti, quindi stiamo parlando, sella un po' dura. La dura, esatto, non ha il difetto che non ha il posto per due persone rispetto alle altre nostre moto. Te cosa mi dici di questa moto? Come ti sei trovato? Con i beta sei molto confidente. Sì, è vero. Dopo aver provato la grande 300 e la 200, adesso passiamo alla piccola 125 4 tempi. Agile, divertente, senza pretese. Però devo dire che dei gradini scende bene. Infatti abbiamo visto prima. Anche se si va un po' a esagerare, va benissimo questa beta. Non consuma niente. E le prestazioni tutto sommato non sono malvagie rispetto alle concorrenti, quindi che dire, la bettina mi ha soddisfatto anche oggi, mi ha fatto divertire. Infatti andate a vedere poi i suoi video sul suo canale per quanto riguarda i due tempi, però ricordiamo che questa moto rispetto al due tempi c'è un varco di prezzo abbastanza grande. Quanto costano? I tempi parliamo di circa 7.400. 7.400, questo mi hanno detto sui 6.000? 5 no, qualcosa. 5... Forse anche meno, beta, non lo so. Beh, lo mettiamo in sovraimpressione. Lo mettiamo qua. Niente, carina, carina anche lei. Adesso infatti voglio vedere la differenza tra impennare il Fantic e impennare il Vent. Frenare, frena molto bene da quel che vedo. Sì, si fa. Sappiamo che i 125 4 tempi sono difficili da impennare. Però queste qua, quando tiri la tua sfrizionata quasi al limitatore, puoi gestirla abbastanza bene rispetto alla mia Vent, che è un po' più bloccata, diciamo, magari per la marmitta. Carina, molto più agile della mia Vent. Se volete un tutorial per impennare con queste moto, ve lo posso fare velocemente. Come si fa? Soprattutto come si fa con questo Fantic? E abbiamo bisogno quindi di tirare una sfrizionata veramente forte, forte, quasi al limitatore. Infatti questi sono i giri del motore. Arriviamo circa a 9.000 giri del motore, magari poco di più. Prima di tutto carichiamo le forcelle e ci spingiamo all'indietro. Carichiamo le forcelle come? Portandoci avanti col corpo, braccio in questo modo, e spingendoci all'indietro, rimanendo indietro, non puntandoci in avanti, ad esempio così. Infatti bisogna stare indietro. Imparate a impennare bene secondo il mio metodo che vi ho lasciato nell'ultimo video, nel mio video di come impennare un 125 due tempi, che è più o meno lo stesso. Quindi tirare sulla moto in prima, schiacciare il freno finché non si ha il controllo sul freno, ad esempio così. Frizione, gas, prima, schiacci il freno. Frizione, gas, prima e schiacci il freno. Fare almeno questo esercizio mezz'ora al giorno, 5 giorni su 7 minimo.
per un mese riuscirete poi a capire bene come funziona il freno, ma proprio bene bene. Fidatevi, fatelo e fatemi sapere. Dovete partire dalla prima e poi cambiare le marce quando sarete abbastanza al limite dei giri, con la gamba sulla sella, partendo in seconda questa. Dai. Ma che cazzo? Basta, basta, lasciamola qua perché sennò facciamo disastri. Raga, questa è molto più agile del nostro Vent. Molto più facile da impennare. Adesso ci mettiamo i vestiti e facciamo lo shooting. Quindi stacco un po' questa GoPro per usare il loro casco. Ci vediamo tra poco. Bentornati alla fase finale della giornata. Siamo divertiti molto per adesso e abbiamo fatto molte 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 clip. Nel frattempo abbiamo devastato un codino. Molto molto bello, comunque divertente. Per adesso abbiamo registrato sia con le loro telecamere che col drone e intanto abbiamo appunto provato tutte le moto uno a uno e vi posso dire che per come mi sono trovato il Valenti e il Fantic sono le due moto che preferisco. Ho provato anche il Beta e diciamo mi piace, ma è una moto più da enduro per il mio, molto più morbida, un po' come questo Vent. Però questo Vent, se settato bene, secondo me può essere molto molto valido anche in strada. E appunto finisco la giornata con la moto che ho preferito tra queste. Anche se in verità, come vi ho detto prima, il Fantic e il Valenti a parer mio sono abbastanza simili. Ma il Fantic, da come l'ho trovato, è più gestibile che il Valenti e a motore è molto molto buono. Però il resoconto di questa giornata è che abbiamo registrato con X-Offroad e due ruote questo test e uscirà il tutto sul loro canale YouTube tra circa due settimane. Il video integrale di come è stata questa esperienza ve lo linkerò poi sul mio profilo Instagram, quindi seguitemi anche là, e sui loro giornalini di metà agosto, edizione di settembre. Quindi comprateli, taggatemi dove mi troverete, mi raccomando, ci tengo veramente tantissimo. E siamo giunti alla parte finale della giornata. Siamo divertiti molto, però ci sono stati dei problemi che vogliamo parlarvene per essere sinceri e trasparenti al 100%. Ci sono problemi che non sono veri problemi, ma sono imprevisti, che bisogna sempre calcolarli e quindi vabbè. Allora, parliamo appunto degli aspetti negativi in primis. Le moto non erano il top di gamma, cioè sì, diciamo che erano tra le top dei 125 quattro tempi Motard, le marche più rinomate, le quali le abbiamo testate una per una, notando vari pregi e difetti. Infatti provandole in una giornata, una ad una, in vari posti, varie esperienze, soprattutto in città, abbiamo notato che alcune sono migliori di altre, alcune a nostro parere vanno diciamo scartate e altre che personalmente pure io, se abitassi in un grande centro, me le comprerei al 100%, non parlo dopo 18 anni, ma tra l'età tra i 16 e i 18, quando hai la patente A1 per guidare questi 125. L'aspetto negativo che abbiamo trovato sono due piccoli o tre piccoli difetti di fabbrica in due moto principalmente. Una, stiamo parlando del Reju, che in verità ci aspettavamo qualcosina in più da quella moto, forse l'abbiamo spremuta un po' troppo, infatti ha preso fuoco, ragazzi, cioè ha preso fuoco, rip, povera moto. Ma semplicemente perché motori nuovi, noi dovevamo fare dei test un po' più esagerati, noi abbiamo neanche fatto il rodaggio, l'abbiamo appunto spremuta, per non dire. E l'altra è il Vent, che mi sono trovato veramente bene tutta la giornata, tutta la giornata, fino all'ultimo, proprio all'ultimo, che ho fatto una grattata un po' esagerata, una dopo l'altra, e credo di aver strappato dei cavi, disconnesso l'impianto elettrico in qualche modo, e non si accendeva più. Non riuscivamo neanche a accendere la spinta, quindi ci siamo adattati, l'abbiamo portata indietro nel furgone. Altri difetti in verità non ne abbiamo veramente trovati, appunto delle moto ve ne ho parlato durante tutto il video, certe cose sono esperienze che non capitano tutti i giorni e vanno vissute al meglio, soprattutto in compagnia. Quindi mi raccomando, seguite tutti i ragazzi con cui
carissima benzina, proprio. Quindi mi raccomando, seguite tutti i ragazzi col quale ho registrato questo video, soprattutto Itz, che mi sta accompagnando anche a casa, e anche lui ci ha messo del suo in un modo troppo ridere, raga. Vi giuro che se guarderete quel video, cioè dall'inizio alla fine, riderete, e non potete non ridere, perché è una cosa esagerata, cioè gli sono successe certe cose fuori dal normale. E come vi dicevo, il video dei ragazzi di X Off Road e Due Ruote, che pubblicheranno anche loro il tutto, e ve li linkerò sia su Instagram che qua sotto appena loro ce l'avranno online. Bando alle ciance, da NCH e Itze è tutto. Noi ci vediamo ogni martedì alle 13.30 con un nuovo video, nuovi contenuti, nuovi post anche su Instagram. Rimanete aggiornati, lasciate un mi piace e soprattutto condividete questo video per farlo vedere ai vostri amici e allargare questa stupenda community che stiamo creando. Dalle regie è tutto, alla prossima puntata. Woo! Ciao! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.